Torniamo in Italia. A Firenze oggi è stata celebrata la 64esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. In una lettera all'ANMIN, l'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi del Lavoro, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha scritto che resta inaccettabile, nonostante la diminuzione, il numero delle invalidità permanenti e degli incidenti mortali causati dal mancato rispetto delle norme. Secondo l'ultimo rapporto annuale INAIL, nel 2013 c'è stato un calo complessivo degli infortuni pari al 7,8%, ma pur essendo un dato positivo va tenuto conto che sia uno degli effetti della crisi, come sottolinea la stessa ANMIL. Crescono invece oltre l'11% i casi di malattie professionali. Sandro Giovannelli è il direttore generale dell'ANMIL. Noi esprimiamo una preoccupazione, la preoccupazione che questo calo sia fortemente influenzato ovviamente dalla perdita di posti di lavoro dovuta alla minore produzione, ma anche da un fenomeno di sottodenuncia, perché molto spesso, soprattutto negli infortuni lievi, i lavoratori sono magari spinti a non denunciare l'infortunio, quindi lanciamo l'allarme, come peraltro molto più autorevolmente fa anche il Presidente della Repubblica, sulla necessità di mantenere alta la guardia e di completare quei percorsi che erano stati avviati nel 2008 con la revisione della normativa in materia di sicurezza e che purtroppo a distanza di 6 anni non sono ancora conclusi. Cosa manca ancora? Mancano ancora circa 20 decreti attuativi di quella normativa, una patente a punti per le aziende o come alcune lavorazioni particolarmente rischiose. E manca poi anche tutta l'attività di sviluppo della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla quale la crisi si è fatta un po' sentire, perché le risorse fino ad oggi, quelle che venivano stanziate, non sono state utilizzate. In Bosnia.